il villaggio Mosè come Hiroshima, viale Leonardo Sciascia come Nagasaki, Agri Market come le Torri Gemelle. Meglio se vi dicessi: se non siete stati oggi pomeriggio dopo le 4 qui, non potrete mai capire. Edizione straordinaria del videogiornale, anzi, edizione ordinaria. Una notizia straordinaria, anzi, ormai una notizia ordinaria. Un tipo stravagante, eccentrico, tanto che si è comprato una moto arancione. Licata ha più di 50.000 abitanti. Lui soltanto ha una KTM arancione con il portanumero bianco. Lui è stato arrestato e ha maledetto la sua motocicletta. Dannazione, non l'avessi mai comprata. Che tipo? Pensate, ha degli occhiali bianchi Dolce e Gabbana. A Licata non so se li indossano in tanti. Lui e lei, come Romeo e Giulietta. La donna alla finestra di casa e l'uomo giù. Una serenata, forse? Parole d'amore e sguardi ammiccanti? Lui, come Toto Cutugno, che canta «Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone e una poesia!» E così lei non ha resistito. Si è affacciata e lui, tipo romantico, gli ha scagliato un pugno in faccia. La poverina crolla a terra, insanguinata. Lui scavalca, le ruba il telefonino cellulare e scappa. Forse un pacco, un bidone, gli avrà riparato male l'automobile, oppure avrà pagato tanto, molto di più rispetto a quanto avrebbe dovuto. Canicattì, via la Carruba, Carmelo Costanza, 47 anni, finanziere in pensione, ha le mani sul volante della propria Ford Escort. Fissa l'auto che lo precede, una Y10, a bordo riconosce un meccanico, strabuzza gli occhi e sembra che pensi: ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? E come stai? Domanda inutile. Costanza accelera, tampona l'automobile del meccanico. Lui, Giacinto Di Grigoli, scende dalla Y10. Lui, Costanza, estrae un coltello e lo colpisce. Quello lì, in fondo, sulla strada, è il mio scooter rosso, con la sella sollevata, perché ho appena preso la telecamera. Bene, adesso dopo la notizia straordinaria, ordinaria, la linea alla sigla del videogiornale e alla edizione serale del nostro BG.